Buongiorno. Ed eccoci a questa nuova pillola di metrologia che, come vi avevo promesso alla fine dell'ultima pillola che ho pubblicato, vi darà un esempio di come valutare un'incertezza tipo composta. Cosa prendiamo come esempio? Un esempio molto semplice. Supponiamo di voler misurare una potenza in regime stazionario, quindi in corrente continua. Sappiamo bene che la misura di potenza in corrente continua si fa molto semplicemente facendo una misura di tensione e una misura di corrente e facendo il prodotto delle due. Quindi la nostra funzione di misura è il prodotto tensione per corrente. Misuriamo la tensione, misuriamo la corrente. Che ipotesi facciamo? Facciamo l'ipotesi di andare a misurare la tensione e la corrente con degli strumenti come questo che vi mostro. Questo è un multimetro digitale, mi avvicino così lo potete vedere meglio, ha due canali, vedete c'è un canale di tensione e c'è un canale di corrente, quindi io posso usare due strumenti come questo per fare la misura sia della tensione che della corrente e faccio l'ipotesi di utilizzare due strumenti distinti, come vedete qui sul lucido. Allora, in questa ipotesi di misurato e immisurato sono le letture, il valore della potenza cercato è quindi dato, immisurato è dato dal prodotto di immisurato per immisurato, come vedete qui sulla slide. L'unica, adesso dobbiamo valutare l'incertezza, come fare? Ipotizziamo, come c'è scritto, che l'unica informazione disponibile sugli strumenti è data dalle specifiche del costruttore e quindi seguiamo una valutazione di incertezza di categoria B, come vedete è scritto sulla slide. Cosa vuol dire? Ricordatevi, l'abbiamo visto, come fare una valutazione di incertezza di categoria B, riguardatevi la pillola numero 9 dove ne abbiamo parlato diffusamente. Qui riapplichiamo esattamente gli stessi concetti. Allora, come facciamo? Bene, ipotizziamo di aver fatto alcune letture, sono quelle che vedete qui sulla slide, quindi la tensione abbiamo letto 8,0125 volt nel range di 10 volt, per la corrente abbiamo letto 50,105 mA nella range di 100 mA e allora facendo il prodotto dei due il valore misurato di potenza, lo vedete scritto qui, è 0,4015 watt, sono 401,5 mW. Bene, adesso dobbiamo valutare le incertezze sulla misura di tensione e le incertezze sulla misura di corrente e procediamo come abbiamo visto nella pillola 9. Vediamo qui nella slide che se prendiamo le specifiche del costruttore per la misura di tensione continua, vedete qua il range è quello, la lettura è 8,0125 volt, il range è quello dei 10 volt che vedete qui evidenziato. Vi ricordate che il costruttore ci dà una formula binaria, cioè ci dice che le misure possono essere tutte, sì, si ritiene che siano comprese in un intervallo che è dato da una certa percentuale della lettura, in questo caso lo 0,02%, più un numero di digit, cioè più un numero di volte la risoluzione. Torniamo sullo schermo, vediamo che la risoluzione è in questo caso di 100 microvolt, quindi la segnampiezza di questo intervallo la possiamo valutare, come abbiamo fatto nella pillola 9, in 2,21 millivolt. Allora dobbiamo fare, vi ricordate, una ipotesi sulla distribuzione di probabilità con cui si distribuiscono i possibili valori di misura. Facciamo l'ipotesi, come abbiamo fatto nella pillola 9, che questa distribuzione di probabilità sia uniforme e quello che otteniamo allora è l'incertezza tipo sulla misura di tensione, che è di 1,3 millivolt. Benissimo, la stessa cosa la dobbiamo rifare per la misura di corrente. Lo vediamo in questa nuova slide, queste sono le caratteristiche del costruttore per quel multimetro e per la lettura fatta, quindi 50,105 mA nel range di 100 mA, ipotizzando una risoluzione media, come ricordato qui. Allora, anche in questo caso abbiamo lo 0,05%
della lettura più due digit, sono 100 microvolt di accuratezza, quello che viene è una semiampiezza dell'intervallo pari a 4,51 per 10 a meno 5 ampere, sono praticamente 45,1 microampere. Benissimo, ancora ipotizziamo come abbiamo fatto prima, lo strumento è lo stesso, una distribuzione di probabilità uniforme su questo intervallo, e quello che otteniamo è l'incertezza tipo come semiampiezza dell'intervallo di radice di 3, quindi in questo caso sono 26 microampere. Benissimo, abbiamo tutto quello che ci serve, perché abbiamo le letture, abbiamo le incertezze tipo, possiamo applicare la legge di propagazione di incertezza. Abbiamo tutto, no, attenzione, ci mancano i pesi, perché lo vediamo qua nella nostra nuova slide, la funzione di misura è V per I, la F di V e I, dobbiamo valutare i pesi, quindi le derivate parziali. Bene, se un minimo di analisi, se però non ve lo ricordate non vi preoccupate, perché queste cose si trovano tabulate dappertutto, vedete scritto qui sulla slide, abbiamo che la derivata parziale di P rispetto a V e I, la derivata parziale di P rispetto a I e V, le andiamo a valutare, come abbiamo detto nella pillola precedente, sui valori misurati, perché i valori veri non li conosciamo, e quindi quello che otteniamo, che la derivata parziale di P rispetto a V è la corrente misurata, 50,105 mA, e la derivata parziale di P rispetto a I è la tensione misurata, 8,0125 volt. Benissimo. A questo punto abbiamo ancora bisogno di valutare il coefficiente di correlazione. Lo vedete scritto qui sulla slide. Gli strumenti sono diversi. Ipotizziamo che non si siano mai conosciuti prima. Cosa vuol dire? Vuol dire, lo vedremo più avanti, che hanno avuto storie diverse, sono anche stati tarati in laboratori diversi, quindi non hanno proprio nulla in comune. E quindi in questa ipotesi, come c'è scritto qui sulla slide, possiamo ipotizzare gli strumenti che le misure siano completamente indipendenti e che quindi il coefficiente di correlazione tra tensione e corrente, come c'è scritto qui, sia zero. Benissimo, allora non dobbiamo far altro che andare ad applicare la legge di propagazione di incertezza che vedete qua, mettiamo i numeri in questa formula, i numeri che abbiamo visto nelle slide precedenti, quello che viene fuori è 2,2 per 10 a meno 4, cioè 0,22 mW di incertezza tipo composta. Ci dice altro? No, incertezza tipo composta. Non conosciamo la distribuzione di probabilità, abbiamo solo due misure, quindi non possiamo applicare il teorema centrale del limite. Scordatevi di poter dire che, per esempio, applicando un fattore di copertura 2, abbiamo una incertezza estesa di 0,44 mW e che l'intervallo dato da questa incertezza estesa ha una probabilità di copertura del 95%, perché non è una normale la distribuzione di probabilità, e lo vedremo nella prossima pillola, non ve lo faccio adesso perché devo introdurvi altri concetti. Ma possiamo fare un secondo caso, perché se riprendiamo il nostro strumento, questo strumento ha un pannello frontale ma anche un pannello sul retro, per cui io posso usare lo stesso strumento per misurare sia la tensione sia la corrente. E allora in questo caso, lo vediamo qui sulla nuova slide, io posso, ripeto, usare un canale per la misura di tensione, un canale per la misura di corrente. Se uso lo stesso strumento, le misure non sono più indipendenti, lo vedete qui sulla slide, perché è lo stesso strumento, sono legate dallo strumento. Allora, in prima approssimazione, noi possiamo ipotizzare che la correlazione sia unitaria. Perché dico in prima approssimazione? Perché in realtà non è proprio così, nel senso che lo strumento è lo stesso, ma i canali in ingresso, la parte, diciamo, analogica dei canali in ingresso è lievemente diversa. Perché? Perché nel caso di tensione io avrò come trasduttore un partitore resistivo, nel caso della corrente avrò uno shunt e poi avrò un amplificatore, quindi i due front-end sono lievemente diversi, la correlazione non è esattamente unitaria, ma dovremmo fare un po' di misure e studiare qual è la dipendenza tra i due canali. Probabilmente troveremo qualcosa che è tra 0,9 e 1.
in prima approssimazione, ripeto, come esercizio, assumiamo, perché non facciamo un grosso errore, assumiamo che la correlazione sia unitaria. Se mettiamo questo valore all'interno della legge di propagazione di incertezza, ipotizzando che la correlazione non sia più nulla, ma anzi sia unitaria, infatti vedete non c'è solo uno, dobbiamo considerare, lo vedete sulla slide, il prodotto degli scarti tipo, il prodotto dei pesi, e quello che si ottiene, lo vedete come risultato, sono 0,27 milliwatt di incertezza tipo composta. Quindi che cosa riusciamo a dire? Lo vediamo qui sulla slide, che in questo caso è più grande del caso precedente, cioè più grande che ad avere strumenti distinti. In questo caso la correlazione gioca, come si può dire, a sfavore dell'incertezza, perché se sono direttamente correlate, quello che otteniamo è un valore di incertezza più grande. Ma non è sempre così. Vi dico di fare un altro esempio, così provate a cimentarvi in questi conti. Se non ci riuscite, mettetelo nei commenti e vi do una mano. Ma andiamo a vedere invece che cosa succede, lo scrivo alla lavagna, se invece di fare una misura di potenza, andiamo a fare una misura di impedenza. Allora in questo caso la funzione di misura è Z uguale a V diviso I. Questa è la mia funzione di misura, per cui dobbiamo applicare questa funzione di misura e facciamo l'ipotesi di aver misurato esattamente gli stessi valori, così i valori numerici li trovate nelle slide precedenti. L'unica cosa che cambia sono le derivate parziali. Bene, anche qui andatevele a cercare. La derivata parziale, ve la scrivo qui, di Z rispetto a V, in questo caso è 1 diviso I, quindi ve la andate a misurare in misurato. Quello che cambia è che la derivata parziale invece di Z rispetto a I, in questo caso è meno, attenzione, V diviso I quadro, quindi la dovete andare a misurare, a valutare in VM e IM, ma un segno meno davanti. Allora che cosa succede, visto che c'è un segno meno davanti? Quando la correlazione è nulla, siccome questi termini intervengono al quadrato, il segno meno sparisce, diventano positivi e avete un certo valore. Se c'è la correlazione, scusate, il doppio prodotto, quindi due volte questo termine che moltiplica quest'altro termine, nel prodotto il segno meno c'è. Quindi se considerate correlazione unitaria, quello che vi trovate è che l'incertezza nel caso di misure correlate, cioè se avete usato lo stesso strumento, è minore che nel caso in cui abbiate usato due strumenti diversi. E questo si spiega logicamente, perché essendoci un rapporto, se il numeratore aumenta ma aumenta anche il denominatore, il rapporto più o meno resta lo stesso, e lo stesso se diminuiscono. Quindi una correlazione in questo caso vi dà un contributo a favore dell'incertezza, come si suol dire. Bene, restate sintonizzati, nella prossima pillola vedremo invece che cosa succede non avendo potuto applicare in questo caso il teorema centrale del limite. Quindi vedremo che cosa bisogna fare se vogliamo passare dall'incertezza tipo composta all'incertezza estesa. Restate sintonizzati, ci vediamo nella prossima pillola. Arrivederci.